Ciao ragazze, oggi questo video per rispondere ad una delle domande che mi fate più frequentemente. Martina, quando devo fare i massaggi, la stimolazione dei punti oppure il drenaggio? In quale momento della giornata? Lo posso fare più volte al giorno? Ecco, rispondo, parlo un po' troppo dialetto, eh? Mi correggerò. Comunque, lo posso fare la mattina, la sera. Iniziamo subito. Non c'è in realtà una regola precisa, però posso dirvi quello che in questi anni ha dato maggiore risultato a me. Io generalmente faccio la sera, sempre, la stimolazione dei punti e il trattamento con gli accessori gua sha. A tale proposito, non so, abbiamo ormai terminato quelli che erano in omaggio, però oltre a quelli che già conoscete, ce ne sono un'infinità e non temete, vi insegnerò ad usare e con i quali possiamo fare dei piccoli capolavori, sia del viso che del corpo. Quindi proprio uno sculpting generale della nostra figura. Li faccio la sera perché mi sono accorta che veramente al mattino mi sveglio con l'ovale più tonico, con le pieghe meno evidenti. Ora, a parte questi giorni che sono in Toscana, dove trattare le borse è impossibile, che sono qui in Val d'Orcia, quindi il vino è un po' troppo buono, ne bevo un po' più del solito, e questo per me vuol dire si trasforma in ritenzione idrica, soprattutto della faccia. Ecco, a parte questo, però, io facendo queste cose la sera mi sveglio decisamente bene. Il massaggio invece, il massaggio drenante, il massaggio lifting, lo faccio al mattino. Perché? Perché stando sdraiate durante la notte è abbastanza fisiologico che ci sia un po' di ristagno all'altezza del volto, quindi le borse, l'ovale del viso. Stessa cosa il massaggio lifting perché è facile svegliarsi con le pieghe del sonno, quindi è più facile aver bisogno un po' di riossigenare, di ridistendere questo meraviglioso tessuto che è la nostra pelle. Per chi ha perso, casomai è nuova, non si usa mai troppa lubrificazione, ho dato delle regole del massaggio già precedentemente, però ecco queste sono un po' le regole del momento della giornata in cui fare i massaggi o gli esercizi. Tra l'altro, per svegliarsi completamente senza le pieghe del sonno, il prossimo sarà un video eccezionale con una strategia semplicissima per svegliarsi senza le pieghe del sonno sulla faccia. Non perdetelo e mi raccomando, ragazze, commenti, condivisioni, like, per me sono vitali. Ecco perché è davvero importante per promuovere un po' questa pagina e tutto questo sforzo di informazioni che viene fatta e che io faccio davvero con tutto il cuore. Perché il vostro risultato è sempre una gioia immensa per me. Alla prossima con la piccola strategia prima di dormire. Ciao!